Partiamo con le cose di oggi. Sto coso sta su. Porca puzza, l'ho perso quel coso per fissare l'iPhone. Uai, non lo trovo più. Un sofisticatissimo dispositivo di tracciamento su. Tracciamento. Secondo me cade. Io faccio un all-in che cade. Faccio tutto. Okay. Allora, cose di oggi. Cose di ieri. Ho guardato un film che devo dire una cosa americana che non sapevo assolutamente. Cioè, a livello della CIA. Allora, è la società, la MPAA, che guarda i film, tutti i film, e gli dà il rating, che sarebbe tipo devi essere accompagnato dai genitori, che c'è anche un po' in Italia, no? Mi ricordo bollino rosso, bollino blu, no? Ma è una cosa ultra segreta, nessuno può sapere chi è al comando, non ti danno nessuna informazione. Dopo adesso spiego il film come faceva, però comunque praticamente un'altra cosa che non sapevo è che c'è praticamente c'è una volta c'era il rating XXX per i film a luci rosse, però ovviamente se te ci schiaffi un film tipo Boys Don't Cry, come si chiama, i ragazzi non piangono, che è un film un po' spinto però attualità, drammatico, no? Se te ci schiaffi XXX, ovvio che la gente dopo non va. Poi pensa che questo qui è tutto luci rossi, no? Allora, per ovviare a questo hanno inventato questo nuovo rating, si chiama NC17, no? Che NC17 io sinceramente non l'avevo mai notato. Che poi l'NC17 praticamente vuol dire che nessuna persona al di sotto di 17 anni può andare a vedere il film. E infatti io mi ricordo che sono un casino di film che sono c'hanno un rating di R, restricted, e io pensavo che R era più potente di NC17, invece no, R vuol dire che quelli minori di 17 anni possono andare ma devono essere accompagnati da un adulto. Poi facevano vedere, quindi probabilmente NC17 è più brutto che R. Poi facevano vedere le comparazioni tra film gay che fanno, cioè, sono scene spinte, e film normali uguali però con non gay, no? Allora quelli non gay sempre R, quindi bene, e gli altri NC17, no? Allora così basta, finito, no? Ma allora il brutto di tutti i registi che devono mandare, o il produttore non so, devono mandare il loro film, allora se gli danno un NC17 perdono un sacco di soldi, perché non lo so, a me non è che sembra una grossa perdita, perché vabbè, i minori 17 non possono andare, però poi dai 18 in su. Comunque, non lo so, hanno fatto un gran casino. Comunque, hanno fatto vedere che, comunque, allora, il regista spedisce il film, no? Questi qua chiamano, dicono, è stato, gli hanno dato NC17, no? E non è che puoi chiedere, ma perché, come mai, niente. Poi non è che puoi dire, ma chi è che sta lì? Niente, non si può chiedere niente. Proprio una censura, infatti il film faceva proprio vedere questa censura estrema che gli Stati Uniti fanno su tutti i film. Che adesso non può, se può sembrare una cosa un po' sempliciotta, che non ce ne frega niente, dai, solo i film. Però invece il documentario lo faceva vedere come una cosa molto importante. Allora, questo qui nel film ha assunto un detective per spiare tutti questi che entrano e escono dal suo ufficio. Hanno pigliato tutte le targhe per un mese, hanno fatto dei controlli, molto bello. Poi alla fine si è scoperto che si sono scoperti i nomi, e poi si sono scoperti anche che ci sono tipo delle lobby cristiane dentro, delle chiese dentro. E infatti si nota la differenza quando c'è un film gay e un film normale, no? E allora basta. Poi da lì ho scoperto qualche film che mi sono guardato, delle cagate pazzesche. Ad esempio una su tutte, A Dirty Shame con Johnny Knoxville. C'è una cacata, c'erano questi qua, persone normali, che
che prendevano una botta in testa diventavano dei super additti di scene spinte, no? Allora facevano tutte le cose spinte, no? Quelle cose lì. Poi c'era l'altra parte della società che invece erano dei puritani, ma una stronzata, non ve lo consiglio. E lì gli hanno dato NC17, ma sai che perdita. Comunque è una società, sta MPA, a livello della CIA, non puoi sapere assolutamente niente. Fatemi una cosa un po' strana. Cioè, a me non mi sembra una cosa estremamente così brutta, però non lo so. A voi le parole. Comunque, facciamo vedere che in America è così. Cioè, robe luci rosse, quelle altamente censurate. Invece scene violente no. Invece in Italia è il contrario. Guardano più le scene violente a censurare che le scene scabrose. E basta, tutto qua. Questo è quanto. Lo sapete adesso, senza andare a guardare Wikipedia, perché siccome ci sono stato pure già io, voi non potete. Allora, avete 3 secondi di tempo per dirmi il vero nome di Johnny Knoxville. Tempo scaduto. Si chiama John Philip Clapp. Che brutto. Hello, my name is John Philip Clapp and this is Jackass. Vedi, non suona bene invece. Hello, my name is Johnny Knoxville. Guarda, Jackass. Oh, comunque Johnny Knoxville è simpatico. C'ha la faccia simpatica. E basta, tutto qua. Poi ho guardato un altro film abbastanza simpatico, abbastanza allegro. Si chiama Extreme Measure con Harrison Ford, che parla, deve essere sicuramente una storia vera. Comunque parla di questo qua, di uno che c'ha i bambini che hanno la sindrome di Pompe. Una sindrome tra l'altro mai sentita, una specie di una sindrome genetica che ti praticamente muori, ti fa andare sulla sedia a rotelle. Allora questo qui chiama sto dottor Harrison Ford, che era un po' uno stronzo di professore che c'aveva la cura, non so. E basta, tutto qua. Tutto qua. Ah sì, allegro come film, bellino. Molto spiritoso. E basta, tutto qua. Comunque Netflix adesso vogliono già strafare, perché prima un mese 7-8 dollari o 10 dollari, adesso vogliono dividere lo streaming dai DVD. E allora praticamente chi vuole fare streaming vuole ricevere i DVD e anche il Blu-ray deve pagare di più. Nel mio caso dovrei pagare fino a 17 dollari al mese. Ma che, siamo diventati pazzi? Allora io ho stoppato Netflix, i DVD che mi arrivano in posta, e ho lasciato solo streaming per 7,99 dollari. Che lo streaming non ha tutto, infatti adesso che ho finito Pawn Star, cioè alla fine sono andato a rivedere le puntate vecchie perché mi manca Chum Lee, torna. Cioè, bisogna andare a trovare il programma che ti piace e allora poi vai tranqui. Però al momento non ho trovato nessun altro programma bellino da guardare. Però c'è così tanta roba che alla fine qualcosa troverà. Poi ho visto sto cagata di film The Dirty Shame. Poi ho guardato, non lo so, ho guardato qualcos'altro, non mi ricordo. Boys Don't Cry, molto simpatica come storia, l'ho già raccontata un'altra volta. Allegra, abbastanza allegra, lo consiglio a tutti. Poi c'è, ho visto anche ho visto un film, non mi ricordo più, ma un film, allora venerdì vado a Las Vegas. Allora, forse il salto dalla torre non lo faccio, perché costa 124 dollari, mi sta un po' sulle palle. Allora, come ho già spiegato, se vinco al poker lo faccio, se no no. Andrò a vedere. Allora, ci sono un paio di show. Uno show che mi piacerebbe andare a vedere è quello dei Blue Man Group, che fanno musica elettronica con i tubi, molto bella.
infatti dovrei avere un CD da qualche parte. Una cosa che ho sempre voluto fare è costruire, fare una specie di xofono fatto con i tubi PVC, però lì bisogna, cioè, concentrarsi proprio al pomodoro, che ci sono varie, mi ricordo che avevo visto un tutorial praticamente per creare le note da dei tubi qualsiasi, anche dei pezzi di ferro. L'importante è la lunghezza, allora c'è tutta una formula che secondo la lunghezza diviene la tonalità, no? Poi non so. Certo che qui a Las Vegas, Blue Man Group o altri, fanno uno spettacolo al giorno. Non so, forse no, ma ogni settimana sicuramente uno spettacolo. Però ci sono alcuni che lo fanno tutti i giorni. Cioè, faranno un casino di soldi, però che palle! Cantare le stesse canzoni tutti i giorni. Basta. Poi non so, quella lì, la bamboccia, la bionda che viene. Cioè la Svega c'ha, ok, ovviamente il poker, così così. Però adesso già da un po' lo vogliono trasformare come una meta turistica per tutti, la famiglia. Allora c'hanno tutti questi show e ti danno anche dell'offertone, eh. Infatti lei ha detto che va forse a vedere questi chat, probabilmente un pacchetto di 3 show a $50. Uno è una specie di mostra e ci sono dei corpi, dei cadaveri veri che sono stati usati tecniche strane, non lo so, che praticamente vengono delle sculture, però puoi vedere tutti gli organi interni tipo plastificati, non lo so. Poi l'altro, Museo delle Cere, sì, ma non è che mi piace tanto. Poi ci ha detto che c'è una specie di zoo, allora forse vado anch'io. Ho preparato la mia Pelican Case con tutta la fotocamera dentro. Con la fotocamera, devo dire che quella Pelican Case, la 510, no, la 1510, no, 1510 mi pare. Cioè, abbastanza grossa, c'è strana roba, eh. Ho i miei due obiettivi favoriti. Un po' di cose, un po' così, cos'ha. E basta, tutto qua. Poi ieri ho iniziato a guardare il tutorial per Apple Motion. Ho capito, cioè sono arrivato neanche a metà, perché è un tutorial video su linda.com, veramente bello e veramente lungo. Sono oltre 8 ore di filmati, no? Sono arrivato un po' a metà, le basi. Ho capito abbastanza. Ho capito che io, cioè le prime volte che ho provato a fare delle robe in Motion, sono subito andato sulla timeline a spatacare con i keyframe, che devo dire è un po' un casino, cioè sì, sempliciotto, però ci si incasina facilmente, no? Poi no, ho fatto un pasticcio. Però invece il tutorial fa vedere che con la timeline non ci vai subito, anzi puoi anche fare una roba senza andare sulla timeline. E hanno detto che praticamente Apple Motion voleva proprio semplificare questo discorso della timeline, e allora usando i behavior te puoi muovere oggetti di qua di là usando dei pannelli, però senza usare la timeline. Però se devi fare una roba specifichissima, allora dopo è sfruttato. Comunque sono arrivato a un punto così che è abbastanza basilare. Adesso vedrò. Una cosa che vorrei fare è mettere un UFO dentro un mio video. Poi l'uragano Irene, ma io non lo so in Italia che cavolo di notizie. Cioè, dopo 3 giorni che da me ormai era un dinosauro. Che film è? No, c'è un film che dice tra 5 minuti sarà un dinosauro. Allora, cioè dopo 3 giorni ormai la gente ancora, ma sei bene, ma dai, ma in Florida, ma porca puzza, andate su un sito dove vi fa vedere il tracciato dei rene, no? Cioè, da noi al massimo sarà stato pericoloso venerdì. Tra l'altro ho fatto una stronzata, volevo andare a fare le foto del caso sabato. Dovevo andare venerdì sera, come mi ero preannunciato, perché venerdì sera c'erano le onde enormi
surfer enormi. Già sabato faceva cagare, domenica poi non so neanche io andato al mare a far surf perché non c'era niente, era piatta, calma piatta. C'erano onde di uno o due piedi, ma dai. Infatti mi sono fatto un po'... che palle. Non ho fatto neanche una foto del caso, ma neanche una, Prossimo organo si va il giorno che arriva e basta. Poi a New York non ha fatto un granché di niente, Ci hanno stoppato la metropolitana, evacuato di là in là. I venti erano a 40 km all'ora. Cioè, non lo so. Comunque ho letto un articolo britannico, cos'è tutta questa overreaction degli americani? Tutti degli spauracchi. Beh, gli americani non è che vogliono fare la figura che hanno fatto con Katrina, che Katrina uragano forza 4 erano ancora lì a giocare, non lo so, su Facebook. C'era Bush che spattacava su Facebook. Ci pensiamo domani, tanto cos'è. Allora adesso non vogliamo più fare la figura barbina. Non lo so io. Comunque basta. Magico sto caffè, uno Starbucks. Perché ieri sì, ero proprio, come si dice, non avevo più caffè Starbucks. Sono stato malissimo, ho dovuto prendere del metadone, adesso sto molto meglio. Poi facevo un film divertente, l'ho guardato, non lo ricordo più, ma proprio stradivertente. Allora, ieri sera ho riguardato invece Benvenuti al Sud. A me quel film mi sta sulle palle, non mi piace. Perché te vai, allora, uno lì milanese, già pelato, già brutto così, come Bisio, va al sud tutti amici. Ma dai, non ci credo neanche. Il sud si sa, sono cattivi, tutti cattivi, cattivissimi. No, però mi sembra una stronzata. Arriva, lui è un po' lo stronzo così. Amici, ti mettono a posto la casa. Cioè, ma neanche... Non lo so. Cioè, uno arriva, uno straniero così, questa... tutti amici. Ma che amici? Ma basta, l'ho guardato, poi l'ho cancellato, perché proprio non mi piace un film, perché non lo so, è un po' fantascientifico. Poi non c'è, non so. Ci guarderò. Poi sì, ho visto che la foto qui di Steve Jobs, cioè a me mi avevo già detto nel video precedente, mi sembrava un po' fake. Infatti molti hanno sospettato al fake, hanno fatto vedere i punti, la gonna. E allora è 80% fake. E basta. A me la cosa che mi sospettivo di più di tutti è l'abbigliamento, cioè non avevi jeans, impossibile. Se non c'hai i jeans non puoi essere uno Steve Jobs. Non c'aveva neanche le New Balance, aveva due pantoffoline da extracomunitario, non lo so io. Pantofole con le calze, cioè non è da Steve Jobs. Secondo me Steve Jobs, anche proprio morto, anche quando sarà nella tomba, c'aveva le New Balance. Basta tutto qua. Poi ho comprato dei frutti che non avevo mai mangiato prima, che secondo me in Italia non esistono. Allora, non ho trovato la traduzione italiana, si chiama muscadine. Allora, a guardarle io inizialmente avevo pensato che erano delle olive,
poi guardandole bene ho pensato che erano l'uva. In realtà è una della famiglia dell'uva, però c'ha il gusto tipo, come si chiamano? Non le pesche, quelle altre, quelle non albicocche. Stai zitto, ciuschi. No, ciuschi, non le albicocche, quelle altre, come si chiamano? Le che sono come le pesche però più piccole e viola. Come cacchio si chiamano quelle lì, no? Allora, così, però non hanno il nocciolo dentro. Oh, non so, le albicocche, le pesche, inizia con la F. Inizia con la F, c'ha un H in mezzo, c'ha una X e una K. No, non mi ricordo, che cacchio si chiama, mi sfugge. Comunque, abbastanza buone, devo dire buone. Sono metà uva e metà quel frutto lì che adesso non mi ricordo come si dice. Ma quelle lì che adesso non mi ricordo come si dice, mi ricordo che c'hanno il nocciolo dentro e poi sono un po' acerbe, eh? Invece qui dolci, molto juicy. Le consiglio a tutti se le trovate. E non è che sono un OGM, no, no. Sono così. Sono le. Come si dice? Ma non fai pensare. Le nespole, no, le nespole, no, le, allora ci sono le nespole, no, allora inizia con la B, banane, no, le nettarine, no. Non mi viene. E te pareva, è caduto. Allora, veramente tutto, ciao a tutti. Aspetta, fammi pensare. Le nespole. No! Ciuschi, stai zitta! Non mi viene. Allora, veramente tutto, ciao a tutti!